Buongiorno, benvenuti alla conferenza stampa pre-gara di Como Spal, sesta giornata di Serie B KT 2022-2023, che si giocherà domani allo stadio Sinigaglia di Como alle ore 14. Prima delle domande del nostro tecnico, vedo gli indisponibili, che per l'incontro saranno Arena, Dalle Mura e Murgia. Iniziamo il giro delle domande. Buongiorno mister Venturato, Alberto Benazzi, Radio Dolce Vita. Le chiedo com'è andata questa settimana di lavoro col gruppo e se avete focalizzato il vostro lavoro su qualcosa in particolare. Beh, sicuramente dopo una vittoria importante c'è sempre l'entusiasmo che aiuta a lavorare e a lavorare bene. E sotto questo punto di vista credo che questo gruppo sta costruendo un atteggiamento, un modo di fare le settimane che è estremamente positivo, quindi credo che sotto questo aspetto è stata una settimana estremamente positiva. L'aspetto sul quale sicuramente stiamo cercando di lavorare è la capacità di mantenere quel temperamento, quell'atteggiamento, quella capacità di essere squadra al fattore tecnico e tattico che dobbiamo sicuramente migliorare, no? Soprattutto anche nel fattore tecnico di essere in grado di, quando riconquistiamo palla, essere capaci di tenere di più la palla, essere più incisivi in questo, perché credo che è un aspetto che ci può dare molti vantaggi anche per le caratteristiche dei nostri giocatori. Stiamo cercando di lavorarci con grande attenzione, è chiaro che poi diventa determinante focalizzare il tutto in funzione della partita che abbiamo domani contro il Como e quindi essere poi in grado di fare sempre qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo fatto la settimana scorsa e metterlo poi sul campo, perché per quello che stiamo facendo durante la settimana credo che è una squadra, è un gruppo di ragazzi, di calciatori, di uomini che stanno applicandosi per cercare di fare il tutto al meglio. Il meglio però diventa straordinario quando poi riesce a farlo in campo, e quindi domani andiamo a giocare contro una squadra che sicuramente ha grande fame di punti. È una squadra che è stata costruita con grande attenzione, con giocatori molto importanti, anche con giocatori che hanno giocato tanti anni in Serie A, e quindi ci troviamo di fronte a un esame particolarmente importante e particolare proprio per il momento sia del Como che per il momento nostro. Sì, come ha detto giustamente, il Como che troverete domani è un Como affamato di punti, ha una compagine sicuramente importante, basta citare solo Fabregas che non è certo un ragazzino ma è sicuramente un giocatore di grande talento, e quindi troverete una squadra agguerrita. Come pensa di affrontare il Como? Il Como è una squadra che ha sicuramente caratteristiche che fino ad ora non abbiamo mai trovato nelle squadre che abbiamo affrontato fino ad oggi, e quindi è un esame proprio per questo particolare e importante, perché giocano con un sistema di gioco diverso rispetto a quelli che abbiamo visto fino ad oggi, hanno giocatori di grande qualità dal punto di vista tecnico, hanno impatto fisico con un attaccante di grande forza, di grande impatto come Cherry, e poi hanno tutti questi giocatori di grande tecnica, da Mancuso a Ciaia, a Blanco, a Parigini, tutti giocatori che sono veloci, rapidi e che hanno questa abilità nel giocare nell'uno contro uno. Quindi sarà una partita, un test molto importante per vedere la nostra crescita e essere in grado di affrontare tutti i sistemi di gioco sapendo mantenere poi quello che è un po' il nostro modo di essere, sia in fase difensiva, quindi una squadra che è in grado di essere aggressiva, che sa il momento giusto poter andare a aggredire e avere un certo tipo di atteggiamento in fase difensiva per poi migliorarci e cercare di fare qualcosa in più sotto l'aspetto tecnico e sotto l'aspetto della costruzione.
È un test veramente difficile, importante e particolare perché, ripeto, viviamo un momento particolare noi, positivo, e dobbiamo essere bravi a saperlo vivere, ma sapere anche metterci in discussione, saper conquistarci poi le cose in campo. È particolare per il Como perché viene da un momento in cui non riesce a ottenere dei risultati pur facendo delle prestazioni buone. Buongiorno mister Alessio Duatti, la nuova Ferrara. Volevo chiederle innanzitutto se ci aggiornava sugli indisponibili, nel senso Arena e Murgia come stanno, se li potremmo ritrovare dopo la sosta, e se ci dice qualcosa di Dalle Mura. Sì, beh, Murgia e Arena stanno proseguendo il loro percorso di rientro graduale. Sicuramente stanno bene, gli ultimi giorni hanno anche forzato un po', hanno fatto anche qualcosa con la palla, quindi credo che dopo la sosta possono essere a disposizione entrambi. Dalle Mura non ha avuto niente di particolare, un affaticamento muscolare che negli ultimi tre giorni ha consigliato, dopo un'ecografia, non rischiare di aggravare la situazione. Però al momento è una cosa che è recuperabile già dalla prossima settimana. Ecco, quella contro il Como sarà l'ultima partita prima della sosta, poi magari ci sarà il tempo per fare un bilancio, però ha avuto tante risposte positive in questa prima fetta di stagione. Se le aspettava o è rimasto anche piacevolmente sorpreso? Beh, credo che quando si lavora e si cerca di costruire qualcosa c'è sempre l'aspettativa di vedere poi i risultati in campo. Credo che sotto questo punto di vista un piccolo passo l'abbiamo fatto verso quello che è il nostro percorso di questa stagione. Sappiamo che siamo partiti, io lo ribadisco sempre perché credo che sia giusto aver ben chiaro da dove siamo partiti. Noi siamo partiti da una salvezza la penultima giornata e dobbiamo essere molto bravi a tenerci dentro il punto di partenza e saper costruire un po' alla volta tutto quello che è il potenziale che ha questa squadra, che ne ha tanto. Sicuramente sono contento di quello che è stato fatto. Da allenatore vedo sempre anche gli aspetti nei quali credo possiamo crescere e avere margini di crescita. È chiaro che bisogna essere molto soddisfatti di quello che è stato fatto fino ad oggi, ma soprattutto bisogna non accontentarsi perché abbiamo ancora tanto da fare, tanto da lavorare e soprattutto tanto da mettere in campo per saper conquistarci i risultati che ci danno consapevolezza nel percorso di crescita di questa squadra. Buongiorno mister Condarcuri allo Spallino. Prima volevo fare una considerazione, nel senso, ha detto che bisogna migliorare ancora tanto, però la scorsa settimana, prima di Venezia, ha parlato della fase difensiva. Contro Venezia non abbiamo subito gol e si sono visti miglioramenti comunque ampi dal punto di vista sia della difesa come reparto, ma anche della difesa in generale di tutta la squadra. Volevo chiederle se è soddisfatto appunto della fase difensiva dell'intera squadra. Ma credo che nell'atteggiamento e nella capacità di difendere da squadra sicuramente abbiamo fatto un piccolo passo in avanti che dobbiamo essere subito in grado di riconfermare, perché la difficoltà è questa di aver fatto qualcosa ma di saper poi progredire. Sabato scorso abbiamo concesso 3 palle gol al Venezia e credo che sotto questo punto di vista abbiamo ancora margini su cui lavorare e su cui crescere. Dobbiamo essere bravi a cogliere queste situazioni e saperle evitare e saper migliorarci anche in questo, perché in Serie B spesso i dettagli fanno la differenza, spesso anche le interpretazioni dei calciatori fanno la differenza, perché abbiamo rose di calciatori, compresa quella della Spal, con calciatori sempre
sempre più bravi in questa Serie B e quindi dobbiamo avere l'abilità di avere la visione corretta che per poter crescere dobbiamo migliorare. E la seconda domanda volevo chiederle sui singoli, ad esempio parliamo di Rabbi che finora è sempre subentrato, ha fatto sempre benissimo, le chiedo se lei vede in lui proprio questo ruolo, cioè un giocatore che possa entrare e fare la differenza o se potrebbe essere un potenziale titolare andando in avanti. Rabbi è un giocatore molto importante come sono molto importanti tutti i calciatori della Spal. Rabbi ha sicuramente caratteristiche per i quali può partire anche dall'inizio, quindi non è sicuramente un ruolo che gli verrà ritagliato. Dopo è molto bravo a sapersi trovare pronte anche a partite in corso e questo in questo momento secondo me lo sta agevolando a conoscere questa Serie B, però è sicuramente un giocatore che può conquistarsi anche il posto da titolare. Buongiorno, Bergamini del Resto del Carlino. Volevo chiedere insomma se la formazione ci dobbiamo aspettare qualche novità oppure se pensava di riproporre la formazione che abbiamo visto contro Venezia. Ma un paio di dubbi li ho e questo è grazie all'impegno, al lavoro e alla grande dedizione che danno i calciatori, per cui quando si lavora con grande impegno credo che sia giusto guardare con attenzione e fare delle riflessioni sempre su chi va in campo all'inizio. Però questo è un piacere da parte mia poter scegliere e quindi di questo sono particolarmente contento. Avete altre domande per il mister? Prego. Sì, mister, una curiosità, la sosta dopo questa partita arriva in un momento che lei ritiene adatto, può essere di aiuto o può spezzare il ritmo, per esempio, dal punto di vista nervoso della squadra? Ma quest'anno ci troviamo di fronte a un campionato più regolare, con pochi turni infrasettimanali, quindi la continuità di fare prestazioni sicuramente credo possa essere importante. Però c'è la sosta e quindi la dobbiamo saper vivere nel modo giusto, soprattutto essere concentrati sulla partita di domani e pensare alla sosta dopo la partita di domani e poi saperla vivere per quello che è. Cercheremo nella prossima settimana di interpretare al meglio per mettere in condizioni i calciatori a arrivare alla partita poi col Genoa a avere l'atteggiamento giusto e ritrovare subito il campionato, che non è una cosa semplice, perché dare continuità alle prestazioni è sicuramente un fattore positivo, interromperlo sicuramente è una situazione che va interpretata al meglio e dobbiamo essere bravi soprattutto a interpretare la partita di domani, che è la cosa più importante in questo momento, e poi pensare alla sosta e concedere a qualcuno magari un po' di recupero in più e abbiamo anche due calciatori che sono stati convocati, poi oggi ci saranno le convocazioni italiane, quindi probabilmente ci saranno tre calciatori che sono via con le nazionali e questo è sicuramente una cosa estremamente positiva, perché avere ragazzi che anche giocano in Under 21 è sicuramente un valore importante che dà esperienza e consapevolezza della qualità che ha questa rosa.